Sai, le cose nascono pure casualmente. Io 10 anni fa ci avevo messo una pietra sopra, francamente, perché poi era morto tra l'altro Sergio Citti e mi ricordo che Sergio Citti spesso mi diceva, quando continuavamo a riparlare di tutta questa storia e di tutti i dettagli che conoscevamo di questa storia, ogni tanto mi diceva: vuoi sapere una cosa? Secondo me Paolo alla fine ci porta al Camposanto tutti quanti, cioè come per dire ci ammazza tutti quanti. Effettivamente di allora se di vivi ne siamo rimasti pochi e quando Sergio Citti è morto mi sono detto basta, basta sempre stare a rimestare in questa storia qua, è stato un dolore tremendo della nostra vita, le cose sono andate come sono andate, punto. Poi è arrivato a Belferrara e due produttori, prima uno e poi l'altro, mi hanno chiesto di scrivere il film di Abel Ferrara e lui mi ha risvegliato alcune cose. Queste cose non le ho potute mettere al suo servizio perché la divergenza sul film da fare era totale. Mi sono eclissato da quel progetto, però mi è rimasto sto tarlo e ecco dove siamo arrivati per colpa di questo tarlo. Roberto, invece il coinvolgimento in questa storia? Ma il coinvolgimento, come sempre, tra un regista e un attore, esiste un momento in cui magari un regista pensa che quella sia la persona giusta per interpretare quel personaggio, e così è stato in questo caso. Mi piaceva moltissimo l'idea di portare in scena un personaggio ambiguo, tutto sommato, perché Davide, la prima cosa che mi disse è: non si sa se sia esistito, probabilmente è esistito, ma non si sa chi sia stato in realtà, questo Giorgio Steinmetz. E quindi avevo carta bianca, ma nello stesso tempo proprio sentivo che proprio potevo portare in scena qualcosa che fosse doppio, come no? Qualcosa che c'era e non c'era, quindi lavorare anche sull'invisibilità di questo personaggio. E questa è una cosa che mi ha attirato moltissimo e quindi ha creato un rapporto stranissimo con il personaggio di Pasolini, Massimo Ranieri. Per cui c'era proprio un gioco fra i due fatto molto di sguardi, di intesa fatta di piccole cose. Questa cosa è stato quello che poi ha creato proprio il rapporto e che ha portato realtà, secondo me, a questo personaggio alla fine, insomma, alla storia. C'è stata una chimica fra i due, perché poi in realtà le scene che ha girato con Citran, Massimo Ranieri, sono state le prime scene che ha girato il film Ranieri, appunto, ha esordito sul set lavorando con Citran. E io, così come ho detto le cose a Roberto, le cose che Roberto ha appena detto, ho detto a Massimo Ranieri, gli ho detto: guarda, Citran è una persona che Pasolini avrebbe dato qualunque cosa per poter incontrare. E siccome facciamo un film e quindi nessuno ci obbliga a essere perfettamente aderenti alla realtà, a me piace l'idea di fargli incontrare questo personaggio. E devo dire che Massimo aveva tutta quest'ansia che avrebbe avuto Pasolini se avesse incontrato Steinmetz, e c'è stata veramente una chimica notevole fra i Sì, due. fin da subito, dal primo cerchio. Davide, tu dici che ha ucciso Pasolini in questo film, e c'è un libro, La macchinazione, che parla della stessa cosa. È una grande responsabilità quella che ti prendi, però era ora che qualcuno se la prendesse. Sì, poi non me la sto prendendo da solo, cioè sento di non essere solo, che appunto sarebbe stato quasi veramente una fatica impossibile. Comunque c'è stata la riapertura del caso nel 2010 da parte dell'avvocato Stefano Maccioni, comunque ci sono state le analisi del DNA sui reperti, tanti reperti che sono rimasti della scena del delitto, sono venuti fuori 5 DNA, 5 di altre persone che erano presenti lì, si è chiuso immediatamente il tutto. Per dire: ma sono passati 40 anni, non li troveremo mai, ma non ci hanno nemmeno provato. Quindi, in qualche modo, ecco, non mi sento, mi sento tutt'altro che solo, come mi sentivo magari solo 10 anni fa, quando dissi: vabbè, ma cerchiamo di toglierci questa ossessione dalla testa. Sento che c'è tanta gente che vuole sapere com'è andata, anche perché sapere com'è andata significa anche sapere quello che è successo in 50 anni di storia italiana, perché tutte queste storie sono tutte quante legate. Da Piazza Fontana a Pasolini, a De Mauro, a Pecorelli, alla stazione di Bologna, a Piazza Loggia a Brescia. Sì.
e ancora. Cioè tutto è legato. Infatti il problema è che se si riesce a sfilare un mattone dal muro, viene giù tutto il muro. Ed è proprio per questo che questo muro invece resiste come può. E quel mattone, io ho sempre pensato che potesse essere Pasolini, perché Pasolini è la vittima più simbolica di allora, ancora più di Aldo Moro. E poi soprattutto perché Pasolini parla ancora. Oggi i giovani che leggono Pasolini lo capiscono molto meglio di quanto lo capissi io stesso 40 anni fa. Perché quello che diceva 40 anni fa Pasolini era apocalittico, in qualche modo inspiegabile. I giovani che oggi leggono Pasolini lo capiscono perfettamente, perché ci siamo in quella situazione che purtroppo preconizzava Pasolini. Quindi, ripeto, non mi sento solo, Pasolini è ancora vivo, è più vivo che mai e parla ancora. E vediamo come va a finire.